Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Piccola voce fuori campo, semplicemente per dirvi che lo so che Millennium ha caricato un video sul competitivo ieri. So anche che alcune cose che ho detto in questo video le ha già dette lui. Però, hey, ho registrato giovedì mattina e lui ha caricato giovedì pomeriggio, quindi non potevo saperlo. E poi mi ha copiato palesemente l'alcol del baretto, quindi alla peggio siamo pari. Prima di iniziare questo video, che tra parentesi è da tantissimo tempo che sto ideando, vi chiedo innanzitutto un mi piace prima di iniziare, come al solito, visto che YouTube ultimamente non li prende. E volevo soprattutto precisare fin da subito che questo non è un video su dei rumor, su dei leak, e la modalità che vi andrò a proporre oggi, che è semplicemente una mia proposta, non ha alcuna pretesa di essere inserita nel gioco Pokémon. Nel senso che secondo me questa modalità potrebbe aiutare molto il gioco sotto un aspetto che vi specificherò più avanti, ma non c'è alcun legame tra questa mia proposta e una possibilità che possa esserci in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E sì, anche questo, come il video delle palestre, è un po' un misto tra un video su Spada e Scudo e un Critical Hit, quindi penso di metterlo in entrambe le playlist. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a parlare di questa fantomatica modalità che ho pensato e che riguarda principalmente la sezione competitiva di Pokémon. Vi ho già detto nel baretto, che tra l'altro vi linko nelle schede perché ho avuto qualche problema di feed, che recentemente, anche grazie agli internazionali di Berlino, ho sviluppato un rinnovato interesse per il competitivo e ho anche riflettuto sul tema competitivo di recente. Per chi non lo sapesse, visto che ho notato che nel baretto qualcuno non lo sapeva ancora, io ho giocato competitivo, ovviamente amatorialmente, tra il 2015 e il 2016, prima dell'affermarsi del VGC. In sintesi, giocavo praticamente o 6 contro 6, singolo, insomma queste cose qui. E ragionando da ex amante del competitivo che vorrebbe tornare a fare competitivo ma che a una certa ha smesso, credo di aver individuato il problema del competitivo di Pokémon, che in realtà penso sia abbastanza banale come soluzione. Il punto è che il competitive Pokémon è sempre implicito, è sempre subordinato al player versus environment, è sempre subordinato al resto della trama ed è quasi come se fosse censurato. Cioè, ci sono stati dei passi avanti nelle generazioni, ma sono dei passi avanti che denotano comunque una censura. Ad esempio, io ultimamente ho giocato a Pokémon Y, l'ho finito e mi è piaciuto molto. Ho notato però che nel SAV, ossia nel super allenamento virtuale, che per la prima volta, credo, correggetemi se sbaglio, per permette di controllare gli EVS dei Pokémon, neanche si parla di EVS, capite? Si parla di statistiche aumentate, un po' generico, come se non si volesse effettivamente far capire alle persone che c'è un modo diverso di intendere Pokémon, che ci sono degli ulteriori parametri che magari sono un po' più occulti. La domanda ora è: perché mantenerli occulti? Perché nascondere il competitive ai più? Credo che il punto sia da rintracciare nelle origini di Pokémon. Pokémon resta, comunque lo si voglia interpretare, un gioco prettamente player versus environment. E un competitivo di questo tipo, cioè un competitivo che soggiace a una trama del gioco che si sviluppa all'interno del gioco stesso, è secondo me fortemente limitato. Ad esempio, ad oggi un giocatore competitivo che volesse intraprendere un building competitivo deve rannare completamente la trama di Pokémon, farsi l'albero lotta con i punti lotta, cazzi e mazzi, crearsi un Pokémon con tutti quei dati impliciti e quindi complicando ulteriormente le cose, ottenendo gli strumenti giusti, insomma ci mette un'infinità, è un inferno. E chi non conosce a priori rispetto al gioco certe meccaniche non entrerà mai in contatto con dei valori che il gioco praticamente ti censura. Cioè, se tu nel gioco non mi parli schiettamente di IVS, di EVS, di tutte queste cose qui, ma non che me lo metti in un dialogo a caso, no, devi parlare schiettamente. Una persona che intraprende una nuova carriera su un nuovo videogioco come Pokémon arriverà molto lentamente con l'esperienza a concepire una cosa come il competitivo. C'è da dire che per il momento Spada e Scudo promettono bene. I due titoli già preludono a una situazione di confronto, la spada e lo scudo, l'attacco e la difesa, quindi si vorrà porre enfasi sulle battaglie Pokémon. La feature di questo gioco sembra essere collegata alle palestre e dunque alle battaglie Pokémon. Insomma, forse stiamo assistendo a un cambiamento. C'è ancora da capire, ovviamente, di che portata questo cambiamento sarà. Ma qualunque sia questo cambiamento, qualunque novità esso porti, non credo che risolverà il problema base del competitivo Pokémon, che è di fatto il problema che lo rende così difficile da concepire per uno che a giocare a Pokémon non è abituato, quindi per un novizio. Peraltro, non solo il competitivo è fuso alla trama e quindi un attimo mischiato a delle meccaniche molto meno competitive, ma è anche censurato, come se Game Freak volesse cercare di non spaventare un novizio che si
si approccia a Pokémon con dei valori che potrebbe non capire e di conseguenza che potrebbero dissuaderlo da giocare un gioco, che è un ragionamento comprensibilissimo e ci sta tutto. La domanda è: come risolvere questo inghippo? Cioè, come dar valore alla trama senza fottere totalmente il competitivo? La risposta, secondo me, potrebbe essere molto banale: separare il competitivo dalla trama, cioè creare una modalità al di fuori della trama, quindi nel menu d'accesso, solo esclusivamente competitiva, una seconda modalità che comunichi un secondo modo di intendere Pokémon, in cui si simulano battaglie, in cui è possibile buildare Pokémon da zero senza avere i vincoli della trama. In questo modo manterresti i giocatori innanzitutto sul gioco, perché ad oggi per buildare Pokémon tendenzialmente sei costretto o a andare su Showdown oppure utilizzare siti esterni come PKX e chi più ne ha più ne metta. Ora non so i nomi dei siti utilizzati, ma sicuramente sono siti esterni. E capirete che già accedere a un sito esterno per poter confrontare dei valori è una pecca, perché è un passaggio in più. Se il competitive mi fosse stato reso più semplice per me, che non sono una persona così sveglia dal punto di vista tecnologico, mi avrebbero fatto un gran favore. Oggi probabilmente sarei qui a parlare sul canale di competitive. E invece no, invece il competitive è sempre rimasto sotterrato dalla trama e sempre relegato a siti esterni. Ora, se noi avessimo invece una modalità all'interno di Spada e Scudo che separi il competitivo dalla trama, da una parte avremmo una trama che comunque mantiene i valori del competitivo, ma sempre censurati per non spaventare nessuno, dall'altra, quindi in un'altra modalità slegata completamente dalla trama, avremmo un simulatore di battaglia in cui da subito ci si può confrontare con dei valori che altrimenti resterebbero occulti. Secondo me una modalità di questo tipo potrebbe veramente far esplodere l'intero competitivo Pokémon, perché lo velocizzi, lo rendi palese subito dal menu principale, rendi palese che esiste un modo diverso per interpretare Pokémon e a quel punto ognuno si sceglie il suo. Tra l'altro questa soluzione non gioverebbe secondo me solo ai giocatori competitivi o a chi vuole approcciarsi con cognizione di causa al competitivo, ma potrebbe anche iniziare al competitivo quelle persone, ossia i bambini, che secondo me Game Freak cerca di proteggere da delle complicazioni censurando il competitivo nella lore. Mi spiego: se tu a un bambino fai vedere che esiste una modalità dove può utilizzare da subito il leggendario, magari pure dell'altra versione di gioco, il bambino automaticamente si fomenta e sicuramente si incuriosisce, proverà ad accedere a questa modalità, poi prenderà pesci in faccia da chiunque, ma intanto accedendo a questa modalità entrerà in contatto con dei valori che altrimenti non avrebbe mai rintracciato. E le soluzioni a quel punto sarebbero due: o il bambino semplicemente ritorna a giocare la trama e rimane all'oscuro di tutto e ci può stare, oppure magari si appassiona e diventa un giocatore competitivo. Se magari su 10 bambini anche solo uno diventasse un giocatore competitivo, potrebbe essere una crescita allucinante proprio per il mondo competitivo. Come ho detto nel baretto, secondo me i bambini li devi attrarre con qualcosa che possa in un qualche modo avvicinare la maggior parte di loro a un modo di intendere Pokémon diverso. Ecco, una modalità di questo tipo, cioè una modalità dove puoi utilizzare tutti i Pokémon ma poi entri in contrasto con delle ulteriori difficoltà, potrebbe non solo giovare a me, che riprenderei a giocare competitivo al 100%, ma anche giovare al competitivo in sé, apportando nuove persone e magari facendo crescere questa community. Ovviamente la cosa andrebbe gestita in maniera intelligente, creando delle ladder che permettano a un giocatore professionista di affrontare giocatori più bravi e magari non il bambino che gioca ancora Raichu con coda acciaio, per dire. Ma credo che in fondo questo possa essere un problema di secondo piano rispetto al problema che secondo me urge risolvere, e che è l'imprigionamento del competitivo nelle maglie di una lore principale. Non mi fraintendete ragazzi, da una parte non ce l'ho con Game Freak per non sponsorizzare il competitive, perché è logico, Pokémon è nato come player versus environment e sviluppare un competitive all'interno di questo sistema è molto difficile. Per questo secondo me la soluzione sarebbe alienare il competitivo, metterlo al di fuori del gioco, ma allo stesso tempo renderlo fruibile proprio attraverso la scheda di gioco. E dall'altra parte io rimarrei comunque un giocatore player versus environment di Pokémon, non rinuncerei mai a una lore, non rinuncerei mai a tutte quelle cose che rendono Pokémon Pokémon, ma è chiaro che assumendo un punto di vista diverso, cioè quello competitivo, occorre che questo si sdogani da delle implicazioni della trama principale che secondo me lo frenano davvero tantissimo. Io ovviamente ragazzi non sono un esperto di competitivo, lo sapete, l'ho mollato da tanto tempo e quindi magari sto semplicemente straparlando, volevo solo condividere con voi un'idea che ho maturato nell'ultimo mese. Quindi nei commenti sentitevi liberi, visto che so che ci sono tanti ragazzi nella mia fanbase che seguono il competitivo, di farmi degli accorgimenti, di fare degli appunti sulle questioni che ho trattato, in modo tale da poter sviluppare un pensiero ancora più elaborato. Io, detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, mi raccomando YouTube non li prende, quindi fate attenzione che il pollice diventi blu, un commento e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti, passate anche dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno
nei feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.